Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e siete su Ho la memoria corta. E niente, ci siamo. No, devo guardare di là. Oggi devo guardare di qua. Ci siamo. Questo è il mio primo video TBR. Quindi vi dico quello che devo leggere, quello che mi sono comprato, quello che ho magari in casa che ancora non ho letto e cercherò di leggerlo in questo mese di settembre. Verso fine agosto mi sono arrivati diversi pacchi. Intanto, scusate, continuo a guardare lì, ma non va bene, devo guardare di qua. Allora, in questo TBR proverò a fissare intanto un obiettivo, che è quello di almeno 5 libri. Dovrei farcela senza problemi, però. Mi sono fatto arrivare verso fine agosto diversi libri. Alcuni li ho. Ovviamente li ho già scartati i pacchi perché tra questi c'era anche un regalo, soprattutto quelli di Amazon, quindi niente. Ma iniziamo subito dal primo senza perdere tempo. Il Mondo Nuovo. Ho visto la prima puntata della serie TV. Ops, Il Mondo Nuovo mi è caduto il prossimo libro. E niente, mi ha colpito. Quindi l'ho comprato. Poi è un mondo distopico. La copertina non è neanche malvagia, in verità. Mi ha ricordato parte della prima puntata. Quest'orgia di. No, dove sta? Quest'orgia assurda, eccetera, eccetera. Sembra interessante, poi anche breve. Ci sono due libri all'interno: Il Mondo Nuovo e Il Ritorno al Mondo Nuovo, in questa edizione Mondadori. E vediamo se ci piace. È un mondo distopico, in cui in pratica sono tutti assuefatti da delle pillole, delle pasticche, se non ricordo male. In pratica in questo mondo non ci sono malattie, non ci sono guerre, ma non c'è neanche privacy, non c'è neanche, diciamo, non ci sono diversi valori che noi riconosciamo. Ed è interessante perché il libro potrebbe parlare di un mondo non troppo irrealizzabile ed è interessante proprio perché è stato scritto nel 32. Ci metterò un po', secondo me, perché non sono amante dei distopici, però ho detto diamogli una possibilità. Bam! Passiamo al prossimo. Un giallo. Ellery Queen, la poltrona numero 30. È il primo giallo di Ellery Queen. L'ho comprato, ho usato, è introvabile, non lo so, ci ho messo anni per anche decidermi di acquistarlo, perché lo volevo nuovo. Però non lo trovavo e quindi alla fine mi sono deciso e l'ho comprato. In pratica, se mi ricordo bene, in questo libro ci troviamo a teatro. All'inizio di una rappresentazione teatrale a Broadway c'è uno sparo e un uomo urla agonizzante per terra. Quindi è questo l'inizio di questo giallo scritto da Danai e da lì. Questa edizione è sempre della Mondadori poi. Dovrei farcela proprio facilmente perché sono 100. Wow, 176 pagine, quindi non è neanche scritto tanto grosso come vedete. Spero che questo libro mi regali tante emozioni, così vado a comprare anche gli altri di Ellery Queen. Passiamo al prossimo. Il gioco delle tre carte. Allora, l'ho rovinato. Ok, un omaggio alla Sellerio con queste copertine del cavolo. È il secondo romanzo di Malvaldi, Marco Malvaldi. Ho letto già il primo e penso che a breve pubblicherò una recensione al riguardo. La briscola in 5. Mi è piaciuto molto, soprattutto perché l'investigatore è un barista toscano che viene aiutato da quattro simpatici vecchietti. Spero che anche il secondo sia di mio gradimento. La Sellerio fa libri tascabilissimi, quindi ve la porterò, penso, in giro. E niente, vado altro giallo, altri due gialli in verità. Penso che per settembre però leggerò solamente uno di questi due gialli. Due gialli di Agatha Christie. Quindi il secondo di Poirot e il secondo racconto scritto da Agatha Christie. Avversario segreto, almeno per ordine cronologico intendo. Sto cercando di recuperare tutti questi racconti di Agatha Christie, soprattutto perché le mie edizioni di Agatha Christie sono quelle sempre della Mondadori, ma quelle con le copertine gialle. Mi piacciono un casino le copertine. Spero di non dire una boiata. Ogni copertina comunque ha un elemento
che caratterizza, che viene caratterizzato dal libro stesso, no? Per esempio, il primo guardando la copertina c'è un elemento effettivo che è la tazzina del caffè, ok? Ora, certo, ci sono delle imprecisioni perché la tazzina del caffè viene ritrovata distrutta, sgretolata, calpestata. E anche per questo libro penso che farò una recensione, anche perché vorrei evitare di dimenticarmi chi è il colpevole. E niente, lasciamo perdere poi questo. Anzi no, scusate, come potete vedere, le dimensioni non concedono. Odio profondo per l'Oscar Mondadori. Capisco che questa è l'edizione 100 anni. Mi sa... quando è stata pubblicata questa? Questa edizione della Mondadori è stata pubblicata nel giugno 2020. Ed esattamente 100 anni fa veniva pubblicato questo racconto con un nome diverso. Comunque ne parleremo in un video dedicato. In questi due gialli, ora non so ancora quale, in uno c'è Poirot, nell'altro no. Nel romanzo di Poirot, l'investigatore belga viene ingaggiato da un uomo francese perché ha paura per la sua incolumità. Ma al suo arrivo questo uomo è già morto, e quindi diciamo che iniziamo da qui. Allora, passiamo a quest'altro, che in verità non so niente al riguardo, se non quello che ho letto. Siamo negli anni 20, nel primo dopoguerra, e i personaggi principali sono due, ovvero Tommy Beresford e Prudence Cowley. E niente, in pratica penso sia una storia da spionaggio, ma non ne ho idea, perché di Agatha Christie ho letto principalmente Poirot e Miss Marple, quindi non so niente al riguardo. Poi, un altro libro di cui non so niente e di un autore che conosco poco è questo, L'ultimo cavaliere di Stephen King. Non ho letto niente di Stephen King, quindi ho detto iniziamo, compriamoci qualcosa. E non so per quale motivo, leggendo la trama, che mi ricordava un po', non so perché, Vash the Stampede, cioè più che altro il personaggio principale, visto che è un pistolero, e niente, l'ho comprato e vediamo com'è. È un fantasy, speriamo. Tutti che parlano di questo King, leggiamolo questa volta, leggiamolo! E poi un altro fantasy, per concludere in bellezza, di due autori. Di uno non ho letto niente, dell'altro ho letto diversi libri che non sono visibili. Vabbè, tipo, adesso vediamo. Il libro in questione è Good Omens. Buona apocalisse a tutti. Bello. C'è anche la serie TV, e come potete vedere mi fa imbestialire questa cosa. Sulla copertina hanno messo i due interpreti della serie TV, con tutto il bene che posso volere a David Tennant e a Michael Sheen, per carità. Però si potrebbe fare di meglio. Però mi fanno incavolare. Quanto ti ci vuole a comprare? Chi sei? Sempre Mondadori. Ma che è? Tutti i libri Mondadori questa botta. Comunque, quanto vi ci vuole a, non so, pagare un illustratore, per fare una bella copertina? Ve la potevate giocare davvero bene. Comunque, libro di Terry Pratchett e Neil Gaiman. Dicevo, di Neil Gaiman non ho letto niente. Prossimamente penso che leggerò American Gods. La serie TV non mi è piaciuta, quindi speriamo nel libro. E non è che non mi è piaciuta la serie TV. A tratti lenta. Diciamo che ho comprato questo libro che da anni, letteralmente anni, volevo leggere, perché sono un grande appassionato di Terry Pratchett. Uno dei miei romanzi preferiti di Terry Pratchett è Tartarughe Divine. Mi è piaciuto molto come affronta il tema religione. Qui c'è sempre il tema religione, comunque ha basi bibliche il romanzo, e parla appunto di un angelo e di un demone che a un certo punto dovranno per forza di cose collaborare. C'è la serie TV su Amazon Prime Video, che non è per niente malvagia. Devo dire, tutti e due gli attori sono bravi, e tutti e due gli attori hanno fatto un'altra serie TV durante il coronavirus, che si chiama Stage, e è fantastica. Se avete l'opportunità, recuperatela. Ricapitolando, per questo mese di settembre ho da fare, tanto da fare. Cioè, sono letture abbastanza leggere, nel senso, nessuna è così impegnativa, secondo me. Forse solo questa di Huxley. Ma
vedremo, vedremo. Speriamo di riuscire a leggere tutti. Il mio obiettivo era quello di leggerne 5, però ce ne ho 6 qui. Magari ce la facciamo. Se avete letto questi romanzi, fatemelo sapere, ditemi qual è il migliore o anche magari se devo evitarne qualcuno. Non si sa mai, magari mi consigliate un giallo di Agatha Christie diverso, un libro di King, magari di King, perché non so niente di King. Vi sarei grato, anche perché mi trovate davvero impreparato. Quindi se mi scrivete anche da quale potrei iniziare, mi fate un favore perché sono indeciso. Avete presente quando state su Netflix e dovete scegliere che serie, che film guardare? Ecco, per i libri è la stessa cosa, cioè almeno per me, non so per voi. Quindi se mi dite da che cosa mi conviene iniziare, lo accetto volentieri come consiglio. Per la cronaca, mi sto facendo crescere i baffi in questo modo solo per recensire Hercule Poirot. Sembro un pirla? Mi sa di sì, eh. Vabbè. Ciao!